Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. La Ubisoft ha rilasciato un comunicato per anticiparci alcune modifiche grafiche che vedremo nel gioco a partire dalla prossima stagione, che come ormai vi ho ripetuto una marea di volte, dovrebbe iniziare intorno al 4 dicembre. Questi cambiamenti non andranno ad impattare sull'esperienza di gioco, ma risultano necessari poiché Rainbow Six Siege sta per espandersi anche nel territorio asiatico, che in generale ha delle leggi più severe delle nostre su alcuni temi. La decisione di rendere queste modifiche globali e non specifiche solo per quell'area del mondo è dovuta al fatto che per il team di sviluppo risulti molto più comodo dover lavorare su un'unica versione del gioco, in modo da poter velocizzare anche il rilascio di patch e aggiornamenti. Vi mostro alcuni esempi delle modifiche che vedremo nel gioco, ma la Ubisoft ha specificato che sta ancora lavorando affinché anche gli aggiornamenti futuri vengano allineati alle normative globali. È possibile quindi che questi non siano gli unici cambiamenti e lo scopriremo solo col tempo. Come potete notare, l'icona del melee, ovvero il colpo col coltello, cambierà in un pugno chiuso. Allo stesso modo anche il simbolo della kill, quella sorta di teschio, diventerà un omino con una X sul petto, che vedremo anche nell'icona del fuoco amico all'interno di un triangolo. I teschi presenti nelle varie mappe verranno modificati. Questo di Clubhouse, ad esempio, verrà totalmente coperto da occhiali e bandana. I riferimenti al gioco d'azzardo scompariranno. Non che sia un male, perché spesso il rumore di slot machine è simile solamente fastidioso, ma a questo punto mi chiedo cosa accadrà alla ruota per gli Alpha Pack, una meccanica considerata proprio gioco d'azzardo in alcuni stati. La Ubisoft non ne ha parlato e mi auguro effettivamente non venga rimossa. Il sangue già presente su pareti, pavimenti e oggetti vari scomparirà. Anche in questo caso non credo sia un problema, perché alla fine parliamo solo di effetti grafici e di texture delle mappe. Però mi chiedo come funzionerà con quello mostrato durante gli scontri a fuoco. Spero che Ubisoft chiarisca questa cosa quanto prima. Infine tocca ai contenuti di natura... evito di dirlo perché non vorrei che YouTube si accanisse contro questo video, ma ci siamo capiti. A memoria direi che non ci sono così tanti riferimenti all'interno delle mappe, anzi se ve ne venisse in mente qualcuno me li scrivete qui giù nei commenti. Tutto sommato non mi sembrano modifiche così invasive. Questa sorta di censura, anche se poi ho un parolone in questo caso, è necessaria per permettere ai player di tutto il mondo di giocare al titolo che noi amiamo. Dunque è un sacrificio che sono disposto ad accettare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ricordate di lasciare un like al video e di recuperare quello di oggi pomeriggio. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk back to you. Say you like that.